Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Per motivare la guerra del 2003, gli USA accusarono l'Iraq di possedere armi di distruzione di massa. Il segretario di Stato Colin Powell presentò all'ONU una serie di prove, risultate poi false, come ha dovuto ammettere lui stesso nel 2016. Prove analoghe vengono oggi esibite per motivare l'attacco alla Siria, effettuato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Il generale Kenneth McKenzie, Joint Staff Director del Pentagono, ha presentato il 14 aprile una relazione corredata da foto satellitari sul centro di ricerca e sviluppo Barzakh a Damasco, definendolo il cuore del programma delle armi chimiche siriane. Il centro, che costituiva il principale obiettivo, è stato attaccato con 76 missili da crociera, 57 Tomahawk lanciati da navi e sottomarini e 19 lanciati da aerei. L'obiettivo è stato distrutto, ha annunciato il generale, riportando indietro di anni il programma delle armi chimiche siriane. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Questa volta non c'è bisogno di aspettare 13 anni per avere conferma della falsità delle prove. Un mese prima dell'attacco, il 13 marzo, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, OPAC, aveva ufficialmente comunicato il risultato della seconda ispezione effettuata al centro Barzakh nel novembre 2017. E dell'analisi dei campioni prelevati ultimata nel febbraio 2018. Questo il testo ufficiale. La squadra di ispezione non ha osservato alcuna attività in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulle armi chimiche. Non a caso il centro Barzakh è stato distrutto poco prima che arrivassero per la terza volta gli ispettori dell'OPAC. La Siria, stato membro dell'OPAC, ha completato nel 2014 il disarmo chimico, mentre Israele, che non aderisce alla Convenzione sulle armi chimiche, non è sottoposto ad alcun controllo. Ma di questo non parla l'apparato politico-mediatico, che accusa invece la Siria di possedere e usare armi chimiche. L'azione di questa notte è stata una risposta motivata all'uso di armi chimiche a Douma e purtroppo non è la prima volta che si utilizzano armi chimiche da parte del regime siriano. L'azione di questa notte è stata un'azione circoscritta, mirata a colpire le capacità di fabbricazione o di diffusione di armi chimiche. Il premier Gentiloni ha dichiarato che l'Italia, pur appoggiando l'azione circoscritta e mirata a colpire la fabbricazione di armi chimiche, non vi ha in alcun modo partecipato.
In realtà, tale azione è stata precedentemente concordata e pianificata in sede NATO. Lo prova il fatto che, subito dopo l'attacco, è stato convocato il Consiglio Nord Atlantico, nel quale Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno aggiornato gli alleati sull'azione militare congiunta in Siria, e gli alleati hanno espresso ufficialmente il loro pieno appoggio a tale azione. Gentiloni ha inoltre dichiarato che il supporto logistico che forniamo soprattutto agli USA non poteva in alcun modo tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni direttamente mirate a colpire la Siria. In realtà l'attacco alla Siria dal Mediterraneo è stato diretto dal comando delle forze navali USA in Europa, con quartier generale a Napoli Capo Dichino, agli ordini dell'ammiraglio James Fogo, che comanda allo stesso tempo la forza congiunta NATO con quartier generale al Lago Patria, Napoli. L'operazione bellica è stata appoggiata dalla base aeronavale USA di Sigonella e dalla stazione USA di Niscemi del sistema MUOS di trasmissioni navali. Come mostrano i tracciati radar, i droni spia USA Global Hawk, decollando da Sigonella, hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attacco alla Siria, appoggiato con aerei cisterna per il rifornimento in volo dei caccia. L'Italia condivide dunque la responsabilità di un'azione bellica che viola le più elementari norme del diritto internazionale. Non si sa ancora quali saranno le sue conseguenze, è certo però che essa alimenta le fiamme della guerra, anche se Gentiloni assicura che non può essere l'inizio di una escalation.